Ben c'è ragazzi, qui The Raider 2000 con Tomb Raider di Angel of Darkness. Ci eravamo lasciati con una Lara abbastanza ubriaca che si è svegliata su un treno e niente, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo il ghetto di Parigi. Spero di fare anche il Serpent Rouge, poi vediamo come andrà questo video. Spero in mezz'ora di fare tutto. Ok, eccoci qua. Lì ci sono due barboni con un bellissimo cane. E questa è la tua dimora? Tutta Parigi è la mia dimora. Hai per caso qualche monetina? Forse. Sto cercando un uomo. L'hai appena trovato, tesoro. Non sarai il tuo tipo. No. Cerco un uomo in particolare. Bouchard, Louis Bouchard, lo conosci? No, mai sentito nominare. Serve qualche spicciolo? Vai via, non so proprio chi sia. A chi potrei chiedere? Vorrei un bel caffè, a te non andrebbe? Prova il caffè Metro, in Place d'Arcade. Il proprietario potrebbe aiutarti. Lui sa un sacco di cose. Si direbbe il locale che cercavo. E gli spiccioli, mademoiselle? Non ho detto di averne. Benvenuti a Parigi. Abbiamo trovato un barbone. Ora vediamo cosa ci servirà il futuro. Che cosa ci riserverà il futuro? Diciamo medikit, se non mi sbaglio, sì, eccolo. Posso salire facilmente. Salviamo. Andiamo qua. Perché ti giri? No. No, Lara no. Lara non si fanno questi scherzi adesso. In questo momento non è il momento. Non è il momento di fare scherzi adesso, Lara. Quindi fai la brava donna e salta, per favore. Vabbè, scusate, errore mio. Errore del sottoscritto, The Raider 2000. Però Lara collabora. No, ce la potevo fare. Ho saltato prima. Ok, calmati, Alex, non ti preoccupare, va tutto bene. No, non va bene. Senti, ci rinunci, pronto, basta, ci rinunci. Vai. Ci rinuncio completamente, non mi frega. Tanto poi perde lei, mica io. Che schermo usa Vonny, sì? Soldi! Quanti soldi trova questo? Parliamo con questo tipaccio. Con un tatuaggio. E un... c'ha un crono. Cerchi qualcosa in particolare, bellezza? E tu chi saresti? Una guida turistica? Diciamo che mi occupo prevalentemente di pubbliche relazioni. Perfetto. Allora forse potrai aiutarmi. Sto cercando un tale di nome Bouchard, lo conosci? Non è la domanda più salutare che si possa fare. Non mi dirai anche tu che Parigi è una città pericolosa? Come tutte le grandi metropoli. Solo che adesso abbiamo anche il nostro bel serial killer. Hai mai sentito parlare del Monstrum? Come mai ti rivolgi al Monstrum usando il maschile? Non me la vedo una donna a combinare questi massacri. Chi può dire? Comunque io diffido sempre di tutti.
Davi quell'impressione. Sai dove posso trovare questo Bouchard? Non attraversa il suo periodo migliore. Ha avuto un sacco di problemi al suo locale. Bouchard ha un locale? Sì, il Serpent Rouge, molto alla moda. Che genere di problemi ha avuto? Polizia? No, molti dei suoi uomini sono stati brutalmente massacrati. Nessuno sa come o perché. E Bouchard permette tutto questo? Abbassa la voce. Bouchard non è un pivelino. Questo c'ha da... Ma questa volta è diverso. L'assassino ha combinato davvero un gran casino e questo l'ha scosso notevolmente. È stato il Monstrum. Chi può dirlo? Io tengo gli occhi aperti e lo stesso dovresti fare tu. Quindi non hai idea di dove sia Bouchard? Nessuna. Qualcuno dovrà pur saperlo. Chiederò in giro. Già, buona idea. Perché non provi al caffè Metro? E infatti, perché dai, A chi devo rivolgermi? Al padrone? Ehi, stavo scherzando, davvero. Quel tipo è un vero sfigato. Posso aiutarti a investire meglio il tuo tempo e questa è la mia specialità. Sì. No, grazie. Vado piuttosto di fretta. Senza dare però troppo nell'occhio, visto che hai i poliziotti attaccati alle chiappe. Benvenuti a Parigi. Devo portare i tuoi saluti a Bouchard quando lo trovo. No, per carità. Ma se cambi idea e vuoi divertirti un po', ti posso recuperare qualcosa di veramente speciale, credimi. Sei proprio un tesoro. Alla prossima. Proprio un tesoro. Questo tipaccio doveva stare anche nel primo livello di Angel of Darkness, ecco perché la conosce di vista così. Ok, usciamo da qua. E chi ci troviamo? Ah, una donna di strada. Una donna dei facili costumi. Qui abbiamo grana, grana, sempre grana. Corda a sé. E parliamo con questa donna. Non ce l'hai l'orologio, bella? Non mi sembra che ci sia molto movimento. È ancora presto, Cherie. E comunque una di noi qui è di troppo. Non me ne preoccuperei, siamo di classi diverse. Da queste parti la gente troppo snob non va molto lontano. Non credo che mi fermerò a lungo. Sto solo cercando un tale di nome Bouchard. Non lo troverai qui, Cherie. Era il proprietario del locale dall'altra parte della strada, il Serpent Rouge. Ma ha dovuto cambiare aria. Qualche grana di troppo. Ha deciso di far tranquillizzare le acque. E nessuno sa più dove sia finito, giusto? Giusto. Perché stai cercando una persona pericolosa come Bouchard? Per risalire a quanto è accaduto a un amico. Dove si trova? È morto, ma ha avuto dei contatti con Bouchard prima di lasciarci. Ti dirò una cosa, conosco due tizi che hanno lavorato al Serpent Rouge. Quindi non ha perso tutti i suoi uomini? No. Due dei suoi erano fuori quando è scoppiato il casino. Un tipo losco di nome Bernard, che faceva da custode, e che adesso bazzica spesso dalle parti del parco. E l'altro? Il secondo, Pierre, lavorava come barman. È uno che ama il rischio, senza però avere mai troppa fortuna. Adesso gestisce il bar di Place d'Arcar. Si chiama Café Metro. Forse potresti farci un salto. Mi sei stata davvero utile. Grazie di cuore, mi è sfuggito il tuo nome. Janice. In giro mi conoscono tutti. Attenzione, Cherie, Bouchard è un uomo pericoloso e di recente qualcuno sembra averlo preso di mira. Hai idea di chi possa avercela con Bouchard e perché? No, e sarà difficile scoprirlo. Il Monstrum ha spaventato tutti quanti a morte. Pensavo che Bouchard sapesse affrontare i problemi. Di solito lo sa, e come pochi altri. Ma dopo la morte orrenda dei suoi uomini, per non parlare di quella povera donna... Quale donna? Alla radio hanno detto che si chiamava Carvier e che lavorava al Louvre. Ma preferirei non parlarne. Carvier? Nessuno è al sicuro. Proprio così, sta molto attenta, Cherie. Le strade sono piene di gente schizzata. Già, senza alcun dubbio. Anche se, forse, lo siamo un po' tutti. Come te, ovvio. Ok, dopo questa brevissima conversazione, io direi di farci un giretto qua. Non so, mi ispira. Mi ispira. Andiamo su. Eccoci qua. Io direi di andare qua. Wow. Saliamo.
Non sa mai. Andiamo prima qua. Ok. Yeah. Non ti preoccupare, ci sono io a proteggerti da qualunque cosa. Ci dovrebbe essere per forza qualcosa, no? Non vado a mani vuote. C'è qualcosa che luccica. È un anello! Lara! Un anello! Ma chi te l'avrà mai dato? Ok, bravissima. E questa... E come ci arrivo io là sopra, scusate? Ma no, non penso. Proviamoci. Fatemi salvare. Tanto non è molto importante, però comunque qualcosa ci deve stare. Ok Lara, questo è un salto alla tua portata. No. Ok. No. Ok ragazzi, ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare? Dai Lara, non arrenderti. È un piccolo salto. È un piccolo salto, Lara. Niente di più, niente di meno! Oh, che morte. Ma perché non mi salta? Che c'hai? C'hai problemi? Senti, no. Vedi che salta. Ti posti in acciaccate. No! Io ce la faccio, è lei che... Ma come cacchio sei morta? È lei che non sa... No. Allora. Senti. Sentite. Non mi va proprio di adesso, in questo momento. Senti. Ci ritorneremo più in là, promesso. Promesso, ci ritorneremo. Se solo sapessi perché questa non salta bene, ti posti in acciaccate. Ok, qua non c'è niente, vero? Solo quell'entrata là. Ah, e beh, mo ce la fai, eh? Mamma mia, solo come ti fa a te, perché ti ho detto che sei ubriaca, ed è vero? Senti, va. Oddio, è fighissimo. No, è stupendo. È bellissimo. Wow. Ok, basta. Abbiamo giocato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ghetto di Parigi, però questa è un'altra parte, sì, perché questa è una chiesa. È una chiesa, sì. Quella è una chiesa. La chiesa. Ok, oh my gosh. What we have here?
Un altro passo. Chiedo scusa. Non sono pari di queste parti. No. Allora sparisci subito, non conosco nemmeno il tuo nome. Facciamola dura, vai. Dovresti fare più attenzione con gli estranei. Non si sa mai con chi hai a che fare. Non me ne farei un fico secco di chi tu sia. Janice mi ha detto del tuo grande fascino. Janice? Quella stroga? Di cosa avete parlato? Cosa ti ha detto sul mio conto? Non credi di scaldarti troppo? Sono tranquillissimo, ma levati dai piedi. Allora dirò al tuo capo quanto sei rude con le povere fanciulle. Non è Bouchard! Proprio lui potrebbe sapere cosa è accaduto a un mio amico. Scordatelo, Bouchard detesta perdere tempo. Anch'io, dove posso trovarlo? Diciamo che 160 euro potrebbero aiutarmi a ricordare. Ti conviene non farmi perdere tempo, amico. Non è con le minacce che avrai il mio aiuto. Senti, forse dovrei mettere da parte le buone maniere. E se invece ti aiuto... Oltre ai soldi? Cosa vuoi? Un consiglio? Un abito decente? Un deodorante? Hai esagerato, via di qui! Lasciami in pace e via già di imparare a tenere la bocca chiusa! Bernard, sei una tale delusione. Posso solo augurarmi che non ti succeda nulla quando farà scuro. Allora, non ci resta che andare da Pierre. Erbalista. Ah, l'erboristeria. Che? La farmacia, che? L'erborista. Del salice, eh? Mi raccomando. Non scordatevelo. Erborista del salice. Ah, questo è... E che ci devo fare qua? Voglio ordinare qualcosa, posso? Ma che si ordina al medicino? No, non penso. Ti serve aiuto? Sto cercando qualcuno di nome Bouchard. Beh, sono solo un erborista. Mi occupo di estratti vegetali, di pozioni medicinali. Devo dedurre che non è un tuo cliente? Un cliente? No. Tu invece vuoi acquistare qualcosa? Mi è stato detto che esiste una storia sul buttafuori. La conosci? Il buttafuori è la guardia del corpo di Bouchard. Se trovo lui, allora trovo Bouchard. Probabilmente sì. Cosa può servirmi? Soldi, una password. Chi può conoscere la password? Sono spiacente, ma non posso aiutarti. Ok, grazie comunque. Abbiamo nuove informazioni. Ok, non ci resta che andare ora da Pierre, il barman, al Café Metro. Al Café Metro? Sì, ecco, quello dovrebbe essere il Caffè Metro, quello con la tenda vicino all'albero. Sì, sì, è lui. C'è una moto. Che ora... no, va. Che ora vi farò vedere. Ecco la moto. Che è successo? Entriamo. Allora. Menù della settimana! Piedi arrosto con mani arrosto! In salsa barbecue! Schifoso!
questo dovrebbe essere Pierre, lo sfigato di turno. Che hai detto? Hey Curtis! 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 Ma perché? Ok. Anya Bloodshell, ti dedico questa parte. Lasciami in pace! Lasciami in pace! Lasciami in pace! Che bella canzone. Ecco il menu della settimana. Parliamo, va. Sei tu, Pierre? Forse. Vuoi qualcosa? Un'informazione. Cioè, davvero? Beh, tutti vorrebbero qualcosa in cambio di niente. Non ho detto questo. Potremmo trattare. Come? So che hai lavorato al Serpent Rouge. Devo vedere il tuo vecchio capo Bouchard. Non sembri un poliziotto. No, ma anch'io faccio di tutto per risolvere i problemi. Certo. E suppongo a modo tuo. Se serve, so come farmi rispettare. Brava. Che genere di problemi? Hai per caso qualche pendenza che attende di essere regolata? Un qualche intralcio rimosso? In cambio di informazioni sul conto di Louis Bouchard? Lara Lacchio, nazione. È una soffiata pericolosa. Anch'io posso esserlo. E ora sto proprio perdendo la pazienza. Beh, in effetti ho una situazione ancora in sospeso. Un recupero. Qualcosa che ho dimenticato al Serpent Rouge. Certo. Qualcosa che mi appartiene e che voglio assolutamente indietro. Perché non vai a riprendertelo da solo? Due ipotesi. Bouchard, il Monstrum? Non si scorsa con il Monstrum. Bouchard conduce un sacco di operazioni da lì. Il luogo è sorvegliatissimo. Dimmi solo dove si trova l'oggetto nel locale. È abbastanza piccolo da essere infilato in una delle luci del palco. In quella che non funziona. Tutto qui? Ok, credo di potercela fare. Come entro nel club? Con questa. Con questa chiave potrai entrare nel palco. Riportami quello che mi appartiene e io ti metterò in contatto con Louis Bouchard. Sarà contento di avere notizie di te. Ne dubito. Io ti dico solo dove poterlo trovare, poi sono tutti fatti tuoi. Ok. E se le cose non vanno come dovrebbero, saprò dove trovarti. Vero, Pierre? Certo. Ok, arrivederci. Ciao, Curtis. Ok, prossima direzione, Serpent Rouge. Ghetto di Parigi. Ok ragazzi, allora voglio fare un ultimo tentativo. Guarda, ci voglio proprio provarci. Voglio proprio vedere se funziona. Allora Lara, non ti panicare, se no tanto non fa niente. Non fa niente tanto. Ok, non ce l'ha fatta. Ci dispiace moltissimo per lei, ma... Vabbè, Lara, ti fanno male le gambe. Fanno male le gambe, punto. Me lo potevi anche dire prima. Ci vengo tra poco.
Monte dei pegni di Ren. Delle Ren. Ok? Io quando vado nei negozi cammino perché sono molto educato e parliamo con questo. Oggi siete aperti? E così sei riuscita ad entrare, vedo. Controllavo. Non volevo sciupare il tuo tempo o il mio. Discrezione, il mio motto. Specialmente con estranei che sbucano fuori dal nulla. Certo che qua la gente è proprio scema, oh. Quindi sai tenere la bocca chiusa? Dipende da cosa ci ricavo. Sei qui per comprare o vendere? Quanto vendere, per queste? Vendere. Vendiamo le cose, vendiamo. Uno, due, tre, quattro. Non ho più munizioni per le pistole. Quanto ho guadagnato almeno? 1460, oh, è buono, è buonissimo. Ok, usciamo e dirigiamoci al Serpent Rouge. Oppure ci dirigeremo nel prossimo video. Quindi ci dirigeremo nel prossimo video. Ouch. Sì, perché così dopo faremo anche la chiesa di Santa Icard, andremo anche dalla ex moglie di Pierre e così. Che ci fai tu qua? Ok. Garage. Garage. Ok. Passiamoci un'ultima panoramica. Ok ragazzi, se mettete tanti like vi prometto che nuoterò. Ve lo prometto che nuoterò. Ma io dobbiamo andare qua. Non lo so. Sì, qua. Il Serpent Rouge. Allora ragazzi, che dire? Chiudiamo questa parte qua. Se vi è piaciuto mettete un like. Se non vi è piaciuto mettete un dislike. Tanto i fatti sono vostri. Qui c'è la Recroft. Quindi siamo entrati nel Serpent Rouge, che ovviamente lo faremo nella prossima parte. E che dire, gustiamoci il filmatino. Ciao poliziotto. Ok, che dire, salviamo, non si sa mai. Ok, quindi un saluto a tutti, un bacio e Bang Jay!